Legalità e sicurezza, due valori imprescindibili per le nostre comunità, e va dato merito e riconosciuto a coloro che nell'esplicitare il loro lavoro hanno dato un contributo fondamentale su tutte le difficoltà che noi abbiamo attraversato, penso alla pandemia, penso all'alluvione, ma penso anche che operare nella nostra regione negli ultimi anni in alcuni territori è stato veramente complicato e assolutamente difficile, penso anche alle condizioni dovute al sisma del 2016, quindi c'è questa volontà bella di riconoscere a queste figure non solo il ruolo, l'importanza su cui basare anche il funzionamento delle nostre comunità, ma anche un riconoscimento meritorio. Che si prestano per aiutarci. Grazie. Assessore, perché ha scelto di celebrare questa giornata il 23 maggio? 23 maggio, 31 anni fa, l'autostrada di Capaci veniva divelta da 5 quintali di tritolo. Da quel momento la lotta alla criminalità è diventata una priorità del nostro Paese e la Polizia locale concorre ai servizi investigativi contro la criminalità organizzata e comune in modo importante e significativo. La festa della Polizia locale a questo punto prende l'avvio per la prima edizione quest'anno e proseguiremo nei prossimi anni.